Benvenuti a tutti, benvenuti ragazzi sul canale di Atleta News. Queste sono le nostre interviste live, la nostra prima di una serie di una lunga serie di interviste in cui andremo a conoscere tantissimi personaggi del mondo dello sport e degli e-sport, soprattutto a partire da Francesco Lombardo, che è qui con noi in arte Deugemo. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti, buonasera, buona serata soprattutto, ciao. Allora, intanto, ecco, sì, in arte Deugemo, spieghiamo un attimo a chi ci sta seguendo, inizia a seguirci, in che cosa consiste la tua arte, diciamo così, il tuo lavoro. Allora, sì, più lavoro che arte, in effetti, non voglio paragonarmi a un artista assolutamente. Io, parole povere, faccio l'eSports Reporter, che non è nient'altro che un reporter, quindi una sorta di, non dico giornalista per il semplice motivo per cui non sono iscritto all'albo, non ho alcun titolo per potermi definire tale, quindi ho optato per un più neutro e molto più semplice reporter di tutto quello che è il mondo eSports, quindi ovviamente non solamente le competizioni, i tornei, quindi i risultati, classifiche, anche commenti, analisi su quello che succede a livello competitivo, ma essendo un settore comunque relativamente giovane, è utile anche parlare, mi occupo quindi molto anche di parlare dell'industry, quindi di fare anche divulgazione, di spiegare, di raccontare come funzionano i titoli competitivi, sia da un punto di vista ovviamente prettamente competitivo, di struttura, di organizzazione e gestione, ma proprio anche come funziona tra partnership, sponsorship, tutto quello che giustamente fa parte appunto della fase di settore di mercato sostanzialmente dell'eSports. Beh, è un lavoro che però conduci dal 2014, giusto? Leggevo. E quindi insomma ne hai viste di cose, hai visto anche delle evoluzioni, perché insomma è un mercato, non mi piace definirlo un mercato, però è un ambito in continua evoluzione, con una crescita frenetica, e quindi tu hai raccolto una certa esperienza, un certo storico, ecco, dell'eSport, andando anche in giro per il mondo a seguire parecchi tornei. Ecco, allora, visto che poi è parecchio tempo che siamo senza eventi in presenza, e visto che avevamo lasciato tra virgolette gli eSport che riempivano gli stadi come una finale di Champions, adesso è un annetto che non ne vediamo più. Raccontaci allora un po' com'era essere lì, assistere a un evento di questo genere, soprattutto per chi si chiede ancora per quale motivo andare allo stadio a vedere eSport. Guarda, da questo punto di vista ti posso subito dire che il paragone che più mi viene in mente, purtroppo ricordando, perché questo era anch'io effettivamente inizio a dimenticare un po' qual era la sensazione di andare a un evento eSports, però sicuramente la prima sensazione che viene quando sono andato io al mio primo evento eSports, che è stato dal vivo, intendo, che è stato a eSports con la E maiuscola, nel senso quello vero, quindi fatto a livello altissimo, competizione internazionale, è stato un torneo, praticamente una sorta di mondiale di metà stagione di Heroes of the Storm, un titolo Blizzard, le cui finali mondiali appunto di metà stagione si disputavano nella giugno 2017, si disputavano in Svezia a Jönköping, all'interno di quella grande, enorme, immensa fiera videoludica, ma con tantissimo occhio al gaming e all'eSports, che è tuttora il DreamHack. Il DreamHack è veramente uno degli eventi più importanti che si possono fare. LAN, considerate che
partecipano, cioè non c'è solo la parte di fiera in sé in cui ovviamente la gente, l'utente entra, si fa il giro dei tornei, delle competizioni, ci sono ovviamente gli stand dei vari espositori, che siano aziende di hardware, software, che siano aziende anche endemiche collegate al discorso del gaming competitivo, non solo, ma principalmente perché è una enorme fiera in cui ci sono spazi dedicati a coloro che, molto in vecchio stile, ma sempre apprezzatissimo, gente che viene da casa, parte col proprio computer, col proprio PC, si porta, ho visto anche che si portava direttamente anche la sedia, da gaming intendo, non la sediolina pieghevole, che so, dell'IKEA o di qualsiasi altra azienda spiaggia, molto semplice, minimal, sì, esatto, proprio la sedia da gaming, la poltrona quasi, e se la portano lì, vivono lì 3 giorni, dormono, mangiano, soprattutto giocano, ovviamente, lì, quindi... Cioè, ma dobbiamo pensare non banchi di 5, 6, 7, 10 persone. Io ho visto, c'era un padiglione, mi ricordo, non dimenticherò mai, è enorme, da almeno 300, forse 500 postazioni arrivava, c'erano 500 persone che erano venute lì appositamente per stare lì 3 giorni e giocare con i loro turni, riposare. C'era ovviamente chi magari in un certo momento dormiva, riposava tranquillamente. La cosa più bella che mi ricordo è anche il fatto che c'era persino un ragazzino, un bambino, avrà avuto tra i 10 e i 12 anni, credo, una cosa del genere, però comunque non l'età per poterci andare da solo. Infatti era accompagnato dalla madre, che molto tranquillamente stava lì accanto. La madre leggeva un libro in quel momento, quindi faceva altro ovviamente, però la madre tranquillamente è andata ad accompagnare il figlio. Ora non so quante madri italiane potrebbero fare una cosa del genere. Qualcuno sì, sicuramente, sia padri che madri, ma sicuramente non tantissime. E quello che ti volevo dire è che credo che la cosa più... Il primo paragone che mi viene in mente non è tanto con uno spettacolo di sport, cioè con una partita di sport, ad esempio, che sia calcio, basket, pallavolo, qualunque cosa sia, quanto... il primo paragone che mi viene in mente per un evento di esports è un concerto. Quindi, perché si è capito che comunque l'esports va avanti, può funzionare bene in un certo modo anche grazie e soprattutto alla parte di spettacolarizzazione della parte competitiva, perché la componente competitiva c'è, è fondamentale, è importantissima, ma quello che conta è soprattutto la sua spettacolarizzazione, un po' quello che hanno capito da decenni ormai in Nord America, per esempio, con l'NBA, il baseball, il football americano, per cui la cosa più importante basta pensare all'intervallo del Super Bowl, in cui, no? Esattamente. Molto più quello che un evento sportivo. Quello è proprio l'esempio classico. Esatto, l'esempio classico quello proprio. E perché... E poi voglio dire... Noi ci stupiamo che, o magari qualcuno si può stupire, che l'esports sia più simile a un concerto piuttosto che allo sport tradizionale. Però poi la realtà, la verità, è che tuttora lo sport tradizionale ha capito questa cosa e sta cercando di andare sempre più verso la spettacolarizzazione di quello che porta. Lo hanno capito per prima le televisioni, che parlavano di sport, che bisognava spettacolarizzare il tutto, forse un po' a un certo punto hanno esagerato probabilmente con la moviola, però diciamo che la VAR un po' sistemato, almeno la VAR per riempire palinsesti televisivi, esatto, praticamente è servita tantissimo a questo. E dall'altro punto di vista, comunque, in qualche modo anche il mondo dello sport cercano, infatti il mondo del calcio, del basket, comunque cerca di avvicinarsi al mondo dell'esports in qualche modo, anche voi stessi alla fine, come Atleta News, in sostanza vi siete resi conto che comunque sono due mondi che non devono, cioè non stiamo parlando del fatto che uno deve sostituire l'altro o uno deve prevalere sull'altro, ma sono tranquillamente due mondi che possono andare di pari passo anche e soprattutto con le proprie differenze. Senti, appunto, abbiamo parlato di tornei, abbiamo parlato di
spettacolo. Allora ne approfitto intanto per salutare Emanuele Revilvage che ci segue in chat, ci saluta, saluta soprattutto Mattia che tutto vede, tutto tocca, come gli piace dire, ed è stato il nostro caster, sarà il nostro caster per League of Legends per quanto riguarda il torneo di Atleta League anche nella seconda edizione. E allora ti volevo chiedere, Francesco, proprio riguardo questo, com'è invece la situazione dei tornei italiani sotto questo punto di vista, perché è vero che in Italia l'e-sport non è sviluppato come nel resto d'Europa e nel mondo, questo è vero, è anche vero però che ci sono tornei, si fanno anche tornei molto importanti, però proprio dal punto di vista dello spettacolo e dell'organizzazione stessa, tu che hai un metro di paragone insomma importante, come la vedi la situazione attuale, passata e in prospettiva anche? Magari quest'anno ha dato modo a tanti di migliorarsi. Di migliorarsi sì, perché giustamente hanno dovuto fare, molte aziende che sono tournament organizer, che quindi organizzano tornei, hanno dovuto fare di necessità virtù il fatto che non potevano più pensare di poter mantenere lo stesso modello precedente visto nei mesi, negli anni precedenti, ma dovevano addirittura ingrandirlo, aumentarlo, per avere proprio la possibilità, l'opportunità di mantenere, anche solo mantenere il pubblico normale, perché non potevi più cullarti sul fatto di non utilizzo tutte le mie risorse durante la parte online del torneo, perché tanto so che poi alla fine vado a fare tutto quanto dal vivo. Quando la parte dal vivo non c'è più, allora mi devo inventare, non posso riproporre semplicemente la stessa identica cosa come se non fosse cambiato nulla. E devo dire che da questo punto di vista, sia Pro Gaming che BG Esports, che sono i principali tournament organizer di livello semiprofessionistico, cioè, o meglio, di competizioni semiprofessionistiche, perché poi è ovvio che sotto di loro c'è tutta una base di realtà, community anche, che organizzano tornei, torneini, che a quel livello non ce n'è uno più importante dell'altro, sono tutti importantissimi, perché sono tutti tornei che servono, che sono proprio necessari per in qualche modo spingere anche un ragazzo, una ragazza a capire se è un minimo è la strada che vuole fare, che vuole proseguire, se il competitivo è davvero qualcosa che gli interessa, perché molto spesso arrivano magari a un punto in cui non sanno, non si rendono conto se, o meglio, non si rendono nemmeno conto che giocare competitivo è tutta un'altra cosa, è tutto un altro livello, è tutto un altro tipo di gioco rispetto al giocare da casa, e soprattutto è diverso da quello che uno può vedere appunto nei principali tornei. Dicevo, Pro Gaming che ha organizzato il circuito dell'ESL Vodafone Championship, che adesso organizza anche gran parte del tutto il grassroots, tutte le basi, proprio la costruzione delle basi di una community, o comunque di una community di videogiocatori, di Valorant ad esempio, con all'interno anche del circuito Tormenta. Dall'altra anche PG Esports, che organizza i due principali tornei di League of Legends e Rainbow Six Siege in Italia, che sono i due PG Nationals, ma ovviamente anche le Amazon University Sports Series, cioè tutta una serie di tornei di livello amatoriale ma anche sempre professionistico, che ovviamente si sono evoluti nella forma online per mostrare molto di più anche lì, anche semplicemente l'hanno fatto entrambi, quindi non vado a privilegiare né l'uno né l'altro, ma l'hanno fatto entrambi, il fatto di fare i disegni, disegnare i propri giocatori, io la vedo ovviamente come una genialata per cercare di tenere, visto che non puoi averli dal vivo. Non puoi, ad esempio, non puoi nemmeno andare a fare il media day per fare le foto a tutti un giorno solo e poi tenertele per tutta la stagione. Non
e viene difficile comunque, ad esempio, avere le webcam dei giocatori, perché un giocatore magari ha la webcam buona, un altro non ce l'ha, un altro invece ha una webcam che non è affatto a livello e quindi non si vedrebbe comunque nulla, sarebbe tutto pixelato. Tante piccole cose invece con il ritratto disegnato da due artiste, tra l'altro giovani e veramente brave, sicuramente da questo punto di vista aiuta. E poi i progressi sono stati fatti comunque in generale anche prima del Covid, perché comunque entrambe sono riuscite ad aiutare la scena semi professionistica a svilupparsi nei vari titoli che loro portano, senza dimenticare però che comunque il succo poi della vera parte competitiva, mi piace dire che sono soprattutto i tornei delle community o tornei delle realtà, quelli rivolti proprio agli amatori, perché sono proprio quello, è la terra su cui coltivare i vari talenti. Esatto, per il futuro, sì, vai, dimmi. No, che poi era questo proprio il concetto, è il concetto un po' alla base di Atleta League, ma non solo, insomma, cioè quello che un po', e correggimi se sbaglio, quello che si sente che manca un po' è proprio questo, cioè la possibilità per i giocatori emergenti o semplicemente chi si approccia per la prima volta all'eSport di avere un campo su cui misurarsi, confrontarsi e anche capire, essere consapevoli dei propri livelli. Cioè meramente manca il campetto della parrocchia, cioè manca, esatto, il campo di quartiere, il campetto in cui il ragazzo va col proprio pallone, si mette alla prova, capisce se quella è la strada che vuole affrontare nella vita oppure no. Però aspetta, sì, che se hai una risposta mi rispondi dopo, perché intanto devo portare i suoi saluti a te di Revilvage, che se no poi mi strilla perché dice che lo faccio passare per un maleducato che non ti saluta, invece no, ti ha salutato. Ciao, e quindi approfitto anche della pallettata per farti vedere un video che è il trailer del passato torneo. Ci facciamo anche un po' di autocompiacimento. E così vediamo anche, giusto, vediamo anche Revilvage, così vediamo anche Revilvage come tira su il livello di qualità. Ce l'abbiamo pronto, regia? Vai. Sono stati tantissimi iscritti, si dice che abbiamo battuto il record italiano. Endgame mozzafiato, chat, secondo voi chi se la porta a casa? Scritto in chat. E guess, 8 kill win. Inquadraci un attimo, regia. Ecco, per fare i cucchiai su rigore su FIFA, soprattutto online, devi avere due palle così. No, va te. Eccoci qua, e queste erano qualche immagini del passato torneo di Atleta League. Avete sentito sotto anche la voce strillante di Revilvage, che annunciava il vincitore del torneo di League of Legends. E proprio su questo argomento torniamo a dove ci eravamo lasciati per un secondo, Francesco, ovvero sui tornei amatoriali. Cioè Atleta League, come anche tanti altri che hai citato, è un torneo fatto per giocatori non professionisti, che spesso non hanno mai affrontato un torneo competitivo, insomma, di questo genere, se non nelle loro piccole cerchie di amicizie, nelle piccole community. E hai citato anche tu prima il circuito Tormenta, con cui Riot, che insomma è il publisher per eccellenza in questo momento, sì, decisamente in questo momento, si apre proprio agli amatoriali. Secondo te, appunto, dov'è la strategia di Riot? Perché
anche Riot si ha puntato sull'amatoriale. E qual è secondo te anche il livello dei tornei amatoriali che comunque devono rispettare il principio fondamentale dell'esport che dicevi anche tu prima, ovvero la forma di intrattenimento, di show? Esatto, e che non è mai facile soprattutto riuscire a coniugare questi due aspetti della, tra competizione e intrattenimento. L'importanza di questi tornei è dovuta, tra cui appunto quello di anche il percorso istituito da Riot Games su tutti i titoli, praticamente quasi tutti i titoli in questo momento su cui vuole spingere, dipende principalmente dall'assenza di un percorso ben definito che mi permette di capire come io posso arrivare a fare il giocatore competitivo. Che poi il giocatore competitivo non va dimenticato che non significa solamente il giocatore in sé, ma significa anche il coach e l'analyst, cioè come faccio io a entrare nella competizione di una squadra di esports, che sia League of Legends, Overwatch, Call of Duty, ma anche Fortnite, qualsiasi cioè, sia. Cioè, veramente quello che un bambino che vuole giocare a calcio, pallavolo, a basket, perfetto, decide di fare, trova la scuola basket, si iscrive a un coach. Ma ancora prima, come dici tu, come hai detto tu benissimo, non c'è l'oratorio o anche per sbaglio il cortile, cioè non c'è il cortile dove io scendo e gioco con gli amici del cortile lì e vado avanti, perché è ok, io posso giocare online con i miei amici sicuramente, ma non è necessariamente quella una competizione. Io mi ricordo, essendo della generazione di quelli che scendevano giù in cortile a giocare, che quando si scendeva a giocare giù in cortile contro magari i ragazzini degli altri palazzi, si voleva vincere a tutti i costi, non è che si giocava giusto per divertirsi, giusto no, per no, giocare sì. No appunto, si voleva decisamente vincere a tutti i costi, e quindi manca tutto questo, manca poi, perché dopo il cortile ovviamente c'è magari il calcetto il venerdì sera in cui si inizia a giocare un po' più competitivamente, poi ci può essere ancora prima, magari giustamente si può andare, c'è tutto un percorso per continuare del calcio, il basket, anche il basket stesso, si parte dai pulcini con i canestri che sono più bassi, piano piano si cresce, quindi i canestri diventano più alti, c'è tutto un percorso di avvicinamento perché è una cosa strutturata, ovviamente c'è un percorso strutturato che ti può portare a dire io voglio fare quella carriera. Magari a un certo punto uno si rende conto che non va bene, che è troppo pesante, abbandona e saluta. Adesso diventa giustamente un po' più complicato per quanto riguarda gli esports, anche perché per fare anche tornare un attimo a quello che dicevamo nella parte precedente, in passato c'è stata troppa attenzione a cercare di professionalizzare, anche se poi si può parlare solo di semiprofessionismo, ma il concetto è quello di professionalizzare la scena competitiva italiana, però a un certo punto tralasciando quella che era tutto un percorso da creare, da fare per arrivare poi a quella scena professionalizzata, cioè anziché costruire mattoncino dopo mattoncino, passo dopo passo, il percorso che avrebbe dovuto portare dai tornei amatoriali dilettantistici ai tornei semiprofessionistici, si è passati direttamente dall'uno all'altro, perdendo, senza costruire le basi per porre, per mettere tutto quello che serve per andare dall'uno all'altro, cosa che solo adesso si è capito che ce n'è necessità, che per forza di cose ci bisogna di fare, altrimenti, come già stava succedendo su League of Legends, come sta iniziando a succedere adesso anche su Rainbow Six Siege, come succede da anni su Counter Strike in Italia, i nuovi talenti non ce ne sono più, o comunque non ci sono più, le squadre non sono più invogliate a investire su nuovi talenti quando possono prendere giocatori molto più esperti, anche magari stranieri, che vengono da altri, che però hanno già accumulato una buona esperienza competitiva, perché il PG Nationals, per fare un esempio, è diventato di talmente alto livello competitivo che io lo voglio vincere, non voglio stare a fare la comparsa, e quindi non ho alcun
bisogno, non ho alcuna voglia di investire su dei giovani ragazzini che non hanno altre esperienze e quindi devono maturare giustamente questa esperienza, che sia con l'Atleta League, che sia col circuito tormento o con qualsiasi altro tornei. Quindi una cosa che io dico sempre, ad esempio, a chi mi chiede ma io come faccio a fare, chi mi chiede su Instagram e altri social, mi chiedono ma come faccio io a diventare un videogiocatore professionista, la cosa che competi, gioca, cioè nel senso inizia a competere, anche se il torneo degli amici di quartiere va bene anche quello, perché è qualcosa che inizia a trasformare il giocare nella propria stanzetta a giocare a livello competitivo. Esatto, è proprio questo. Poi stavi parlando tu e mi era venuto in mente, sempre il buon Revilvage ci sostiene il discorso anche dalla chat, ovvero hai ragione tu, gli sport cosiddetti tradizionali sono strutturati in modo tale da portarti intanto a insegnarti lo sport, a stare in squadra, la disciplina, esatto. E poi a portarti sempre più a migliorarti fino ad arrivare a quello che poi è il tuo livello, no? A quello che puoi arrivare a fare. Ma questo perché c'è una struttura. Tu dicevi questa cosa, anche Emanuele la sottolineava, ovvero c'è necessità di qualcuno che porti, che prenda i player e li porti in pro. Dice Revilvage, non puoi fare il salto diretto da solo Q a serie principale, così. Però allora mi viene in mente una domanda: chi è che dovrebbe fare tutto questo? Perché se parliamo di sport tradizionali, sempre tra virgolette, ci sono le federazioni, c'è il CONI, c'è una struttura fatta apposta. Negli e-sport questa cosa non esiste, nel senso non sono considerati uno sport, quindi non stanno alle leggi sportive. Ci sono i publisher, ci sono queste grandissime aziende sostanzialmente, che da un certo punto di vista dovrebbero occuparsi loro di questo, secondo te? Allora, questo è un argomento abbastanza spinoso da un punto di vista, è spinoso perché c'è chi vorrebbe ovviamente che occuparsi a disciplinare tutto quanto dall'inizio, dall'A alla Z, dall'inizio di quando un giocatore vuole entrare a fare la carriera competitiva fino alla fine, vorrebbe che occuparsene fossero, come magari succede più o meno in altri stati, fossero direttamente le istituzioni sportive. Io invece su questo aspetto non sono molto d'accordo, perché ritengo che sport e e-sport siano due mondi che possono andare d'accordo, possono camminare sicuramente insieme, ma sono tuttavia due mondi con grandi, grandissime differenze che difficilmente possono essere disciplinati, comunque gestiti allo stesso modo di come viene gestito lo sport tradizionale dalle federazioni sportive. A questo punto, giustamente, chi rimane? Rimangono o le squadre, o i tournament organizer, o gli stessi publisher, che hanno bisogno di creare, a cui rimane l'incombenza di creare tutto questo percorso che permette loro di capire, gli permette ai giocatori di capire come arrivare al massimo livello. Allora, poi la situazione, in realtà, la soluzione in realtà è molto banale, l'ha capito anche Riot Games, appunto, con l'istituzione Circuito Tormenta anche in Italia, e la crescita di la creazione di un ecosistema competitivo in cui crescere. Perché diventa banale la cosa? Perché non può un'azienda, cioè un publisher, non vive comunque di esports. Un publisher che produce un videogioco vive di quello del vendere il proprio videogioco. Soprattutto quando si tratta poi di titoli free to play, tutto quello che il modello di business si basa ovviamente esattamente sul vendere gli oggetti estetici, cosmetici, se vogliamo usare il termine più preciso, gli aspetti estetici e cosmetici all'interno del gioco.
Ora, avrei sicuramente una continua affezione da parte del pubblico che ti seguiva 5-10 anni fa. A un certo punto parte di quel pubblico inevitabilmente non giocherà più al tuo gioco. Se non gioca più al tuo videogioco, non avrà più alcun interesse nel comprare gli aspetti estetici che troverai all'interno di quel videogioco. A quel punto significa che tu, la tua fan base, la tua community di videogiocatori, devi sempre alimentarla, devi sempre crearne di nuove, devi trovare il modo di rinnovarla e di rinfrescarla, fra virgolette. So che sembra una cosa anche forse un po' forte questa che sto dicendo, perché si riduce quasi a una sorta di cosa banale di una mera questione di soldi, di guadagni e di profitti. E la realtà è che io penso che comunque in verità sia sostanzialmente ci sia uno scambio abbastanza equo, perché io publisher devo cercare ovviamente di avere sempre più persone, giocatori, utenza che continui a giocare il mio videogioco in modo che poi io possa vendere i miei contenuti estetici. Io però ovviamente non posso offrirgli io come publisher non posso offrirgli solamente il videogioco, perché se qualcuno di loro vuole diventare un giocatore competitivo, io devo offrirgli la possibilità di diventarlo tramite il mio gioco e non tramite un altro gioco, perché c'è una concorrenza anche da questo punto di vista. L'esports è sostanzialmente una concorrenza, l'abbiamo visto ad esempio con Valorant. Quanti giocatori professionisti di Counter-Strike, di Overwatch, Rainbow Six Siege, in generale anche di Overwatch, quindi in generale di FPS, hanno deciso di passare a Valorant? Non perché Valorant in sé sia meglio dei giochi nominati precedentemente, ma semplicemente perché i giocatori hanno visto cosa, i giocatori professionisti hanno visto cosa Riot ha fatto con la scena competitiva di League of Legends, e diciamo che sulla fiducia si aspettano che più o meno lo stesso riescano a fare con Valorant, per cui se gli altri giochi stanno diventando magari dei binari morti, Valorant o semi-morti, Valorant invece offre quella freschezza anche di visione nel lungo periodo che può permettere a un giocatore professionista di dire forse mi conviene andare su Valorant. Quindi io penso che ci sia un trade-off abbastanza equo da questo punto di vista, per cui io offro la possibilità a chi compete, a chi è appassionato del gioco e compete, di diventare giocatore professionista. Offro anche però la possibilità a chi gioca a League of Legends, o anche chi non ci gioca più, ma che comunque ne è rimasto appassionato, di vedere i migliori, di vedere giocare i migliori, di offrirgli tutta la competizione di esports di tutto il mondo, su circuiti, tutto quello che può davvero interessare. Quindi da questo punto di vista è una sorta di scambio, direi, abbastanza equo. Bene, bene, perfetto. Allora, una domanda al volo proprio su Tormenta e Riot. Secondo te perché non c'è Runeterra? Perché Runeterra è un gioco, secondo me, che ha bisogno di un po' più di tempo per potersi inserire meglio in una scena competitiva mondiale. Una scena competitiva mondiale in cui c'è tantissima concorrenza, perché c'è Hearthstone che è comunque ai vertici da quando è uscito, se non sbaglio il 2015, una cosa del genere se non ricordo male, comunque ai vertici da quando è uscito come gioco di carte digitale. E c'è MTGA, quindi Magic the Gathering Arena, che non è semplicemente la versione online di Magic, ma è tutto un mondo, tutto il mondo di Magic riversato totalmente in digitale, e quindi c'è un'enorme concorrenza. Da questo punto di vista c'è un'enorme concorrenza su tutti questi aspetti. Non è intuitivo, quindi ha bisogno sia per lo spettatore che per il giocatore di più tempo per poter maturare, poter arrivare a essere apprezzato anche da chi non ci gioca. Perché la fortuna di Hearthstone da questo punto di vista rispetto ai principali titoli competitivi di carte digitali è che è molto intuitivo, cioè anche senza sapere esattamente cosa fanno le carte, se io domani mi guardo una partita, alla fine o anche a metà, comunque dopo un primo match, io già capisco, mi rendo conto
di che cosa succede, aiutano le animazioni che fanno capire esattamente che cosa succede a quella carta, come funziona. È strutturato già molto più da eSport. Sì, partenza, cioè diciamo. Legends of Runeterra forse per ora, per come è stato pensato e come è stato ideato, è rimasto un po' troppo simile a un gioco di carte cartaceo, quindi indirizzato soprattutto a chi ci gioca e a chi ci passa molto tempo per capire bene le meccaniche di tutte, mentre adesso io posso anche non capire le meccaniche ma giocare e anche a caso vincere sparando le carte giuste. Va bene, allora abbiamo parlato di amatori ed emergenti, ma Gianluca ci fa una domanda in chat, quindi intanto ricordo a tutti che chiunque voglia può andare in chat e fare domande a Francesco volendo, ma Gianluca ci chiedeva quando si è troppo vecchi per essere considerati pro gamer di LOL, ma insomma pro gamer sarebbe già una accezione fin troppo lusinghiera, però ecco, immaginiamo un campionato over, no? Abbiamo immaginato i campionati under, gli amatori, immaginiamo un campionato over di League of Legends, secondo te a che età scatterebbe la categoria? In questo momento no, allora in questo momento è difficile, cioè nel senso è difficile definire un'età perché non c'è uno storico di passato per cui possiamo dire dopo questa età si diventa immancabilmente vecchi per poter giocare a un determinato titolo. È vero che molto dipende da titolo a titolo, perché ad esempio un gioco come StarCraft già dopo 23-24 anni è molto difficile continuare a giocare. Per quanto riguarda Counter-Strike, c'è gente che gioca ad altissimo livello competitivo anche a 28-29-30 anni, soprattutto sugli FPS questa cosa diciamo riesce a reggere. Su Quake o su altri titoli di FPS si può andare anche un po' più avanti con l'età. Su League of Legends invece non, League of Legends ha 10 anni, quindi anche chi ha iniziato quando ne aveva a competere quando ne aveva 16-17 oggi di età ne ha 26-27 anni, quindi, e continua a giocare, quindi non sappiamo se effettivamente quale può essere il gap, il limite superiore più che altro per giocare competitivamente a un certo livello a League of Legends, perché poi il problema ovviamente non è poter giocare, ma è poter giocare a un certo livello competitivo. Certo è una cosa importante che se uno ha le mani da giovane, le mani ce le ha anche da più vecchietto, mettiamola così. Se invece uno le mani non ce l'ha da giovane, non ce l'ha nemmeno dopo, anzi diventa ma quello, quel discorso funziona anche peggio con i piedi, quindi esatto, no, quello appunto, quello sì, però sai, nello sport tradizionale puoi compensare, cioè non hai i piedi, hai buona corsa, hai un buon fiato, una buona resistenza, hai una buona mentalità, una buona mente, quindi anche sia a livello strategico ma anche proprio a livello di tenacia mentale, del sapere come affrontare diverse situazioni durante la partita. Il primo esempio che mi viene in mente, mi spiace per tutti gli anti juventini, però io esempio penso a Chiellini, che con i piedi penso sia uno dei giocatori più negati che ci siano nella Serie A, eppure gioca ad altissimo livello competitivo da anni, cioè da ormai 15 anni credo, forse ora non sto facendo i conti a memoria, però più o meno 15 anni, cioè voglio dire, ma i piedi Chiellini non li ha mai avuti e continua a non averli assolutamente. Ogni volta che ogni volta che vedo la partita della Juve e vedo Chiellini che sta per fare un lancio lungo, anche un lancio che vada più di 10 metri oltre la sua posizione, già mi vengono i brividi perché so che quella sarà una scarpata incredibile che finirà chissà dove. Comunque togliendoti dall'imbarazzo insomma di dover parlare
di Chiellini e della Juventus. Posso farti anche l'esempio di un Totti che ha 40 anni da fermo in mezzo al campo, che non si muoveva perché non gliela faceva. Però il piede rimaneva, insomma, il piede quello... Esatto, è come se rimaneva. È lo stesso più o meno io... E lo stesso si può applicare tranquillamente agli esports da questo punto di vista. Certo, negli esports i riflessi sono molto importanti, soprattutto i riflessi automatici, cioè quelli che derivano dall'aver fatto e rifatto migliaia di volte la stessa mossa, che non hai più bisogno di pensarci e quella la fai in automatico ormai. E quindi quel riflesso si va a perdere pochissimo. Magari si va a perdere il riflesso sull'improvvisazione, perché inevitabilmente i riflessi sono legati ai collegamenti neurali, sostanzialmente dei neuroni, dei recettori dei neuroni all'interno del cervello. Quindi con la vecchiaia, banalmente anche dai 30-35 anni in su, banalmente quelli già iniziano a un po' perdere di efficacia, anche in minima parte. Quindi quelli che si sono acquisiti prima con gli automatismi possono proseguire ancora, restano, gli altri fanno molto più fatica. Però voglio dire, adesso abbiamo Jensen, giocatore del Team Liquid di League of Legends, che ha firmato questo 4 mesi fa a novembre un contratto da 4 milioni e passa di dollari per i prossimi 3 anni. Adesso quest'anno fa 26 anni, quindi giocherà, a meno che non ci siano cambiamenti particolari, ufficialmente giocherà o comunque percepirà uno stipendio da giocatore professionista e giocherà fin quando non ne avrà 29. Lemon Nation, che è stato un altro giocatore vecchio di League of Legends, ha giocato ad altissimi livelli competitivi, ok, che era il Nord America, però comunque di altissimi livelli competitivi, fino anche lui a 29 anni. Quindi su certi titoli ancora non lo sappiamo, semplicemente perché nessuno è ancora arrivato oltre in base all'età stessa del videogioco. Però, per dire, prendiamo anche un esempio italianissimo, che è Stermi è un giocatore che ha iniziato quando aveva 14-15 anni, penso, mi pare di ricordare, dovrebbe avere più o meno la mia età, quindi dovrebbe aver passato i 30, ora non vorrei offenderlo se magari mi sbaglio, ne ha di meno, ma se non sbaglio dovrebbe comunque essere intorno ai 30, ora non mi ricordo, ma averli passati, ma lui gioca soprattutto FPS, dà le piste a tantissimi altri giocatori competitivi. Se lui si mette sul momento, ovviamente magari no, ma se gli si dice fra 2 settimane, fra un mese facciamo uno show match su un certo titolo FPS, lui quel mese tryharda tutto il mese su quel titolo FPS, dopo un mese riesce tranquillamente a stare al passo di chi ci gioca da anni, perché comunque lui ha ormai anche una sorta di forma mentis che ovviamente deriva da quando è iniziato e che quella non va mai via. A questo penso, ancora una volta correggimi se sbaglio, ma penso che sia anche una di quelle cose che accomuna ancora una volta in qualche modo sport e e-sport, cioè la presenza dei campioni, chiamiamoli così, cioè sì, quei giocatori fuori classe. Dei fuori classe, esatto, quel fuori classe che lo è da quando, dai Pulcini a fine carriera, insomma, no? Quindi quando ce l'hai giustamente nelle mani, ce l'hai negli occhi, ce l'hai in testa, e vai, insomma, resti un campione. Decisamente sì. E si nota questo anche su... Stemmi ha 27 e-sport. Anni, ci dicono quindi ancora 27, oddio, avrei giurato che ne aveva di più. Dai, allora 27 ancora, però è già nella fase calante, diciamo, iniziano ad avvicinarsi i 30. No, fase calante no, anzi, anche perché lui comunque ha abbandonato fase calante, non per lui, mi riferivo alla mia esperienza fisicamente calante, non... sì, l'esperienza dei comuni mortali sicuramente ha voglia, per loro invece no, assolutamente no, ma poi Stermi magari da un po' di tempo appunto ha preferito dedicarsi più alla parte
di streamer, content creator, youtuber, chiamiamolo come vogliamo, piuttosto che quella di competizione. Però ripeto, se lui oggi tornasse a giocare competitivo, non avrebbe alcun problema a riprendere da zero un po' alla Michael Jordan in Space Jam, per essere chiari. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Se lo ricorda benissimo e assolutamente senza problemi e senza difficoltà. Sarebbe bellissimo uno Space Jam. Space Jam degli esports degli si potrebbe fare. Con Faker fra 10 anni e vediamo. Esatto. Sarebbe bellissimo. Rimettiamo su la vecchia guardia. Esatto. Allora, ok, abbiamo parlato tanto di amatoriali, però volevo fare un cenno anche su quella che è la scena competitiva, professionistica italiana, uh-huh. Visto che per la prima volta abbiamo due team italiani agli European Masters, Makers e Machko. Come la vedi? Allora, paradossalmente la vedo allora, io non sono molto ottimista, lo dico chiaramente, non perché non voglio essere ottimista io, ma perché dobbiamo essere realisti. Realisti, esatto, cioè non voglio partire con le aspettative alte, perché la storia finora delle italiane in Europa, Leo Masters, ci ha insegnato che non possiamo aspettarci troppo. Dobbiamo essere realisti, voglio dire, l'Italia in questo momento come regione è la quinta regione europea per livello di competizione. Abbiamo le quattro principali che sono Polonia, Francia, Spagna e DAC, che riunisce Germania, Austria e Svizzera tutti insieme nella stessa lega, e poi l'Italia che sostanzialmente è la prima delle seconde regioni. Questo sicuramente. Quest'anno per la prima volta sicuramente partiamo avvantaggiati dal fatto di avere due squadre per la prima volta. E l'anno scorso con i Raccoon eravamo stati un po' sfortunati nel sorteggio, non tanto del girone in sé quanto di chi avremmo trovato nel girone avversario, perché poi nel girone preliminare le prime due non passano direttamente alla fase principale, ma devono prima scontrarsi con la prima, con la seconda, la seconda con la prima del girone accanto, sostanzialmente. E nel girone accanto avevamo sempre trovato delle squadre molto più abbastanza ostiche rispetto al livello che potevamo offrire. Quest'anno invece siamo stati da questo punto di vista fortunati e si è visto subito che, quindi, una volta che viene un sorteggio un po' più semplice, siamo fortunati anche nel passaggio del turno, perché poi il passaggio del turno comunque i Makers l'hanno guadagnato, se lo sono preso in modo ineccepibile e davvero pulito, fantastico. E poi sarà che sono i Makers e sono fortunati e non l'Italia in sé, perché in realtà i Makers poi sono stati fortunati anche e soprattutto per quanto riguarda il sorteggio successivo nella fase principale, nel quello che si chiama main event. Fortunati perché? Perché comunque i Makers sono riusciti a beccare, nonostante fossero, diciamo, sono il quarto seed, in quarta fascia, come se fossero nella quarta fascia del torneo principale, hanno beccato il girone migliore che potessero beccare, che non significa che è un girone facile, assolutamente, è comunque un girone complicatissimo, ma è il migliore che tra tutti quelli poteva capitare, perché comunque hanno beccato, sì, il primo seed, hanno beccato una squadra che è primo seed, che è vincitore del proprio campionato, però è la Northeast Famagosta, che è vincitore del campionato greco-cipriota, e quindi è sicuramente più abbordabile del primo posto di un'altra competizione. Hanno beccato la squadra tedesca, i big che hanno sono arrivati primi, hanno vinto proprio il campionato tedesco, quindi comunque con loro sarà molto difficile. Diciamo che i Makers, se vogliono passare, se la possono comunque giocare con i Kick, che sono polacchi, e con la Northeast Famagosta. Tra l'altro la Northeast Famagosta, qui per tornare ancora col collegamento con Gubbio, club, queste cose di calcio, è
eSports. Fra Nord e Sisse Famagosta è proprio un club di calcio che noi abbiamo imparato a conoscere negli anni fra Europa League e Champions League. Tra l'altro questa è stata l'edizione dell'European Masters con più club di calcio presenti, perché abbiamo avuto appunto, abbiamo la Nord Sisse Famagosta, c'è ancora lo Schalke 04, c'è stato il PSV Eindhoven, c'è stato il KV Mechelen, che è un club del campionato belga, e abbiamo ancora anche il Real Betis Siviglia, quindi sicuramente tanto calcio presente. Molto secondo peggio, questo, nonostante... Sì, dimmi. Secondo te questo è un bene o un male? Questo un po' me lo sono sempre chiesto, ancora non ho trovato una risposta. Ma direi che dal mio punto di vista è un bene, perché porta... serve a portare comunque l'interesse di alcune fasce di popolazione magari meno giovani che seguono il calcio anche verso altri verso gli esports, non verso altri sport, proprio verso gli esports. Pensiamo, certo, in questo momento magari un fan dello Schalke 04 che in Germania è, occupa le ultime posizioni, è lontanissimo dalla zona salvezza, che ha avuto una crisi pazzesca di risultati anche economici, soprattutto negli ultimi 18 mesi, che nel 2020 ha vinto una partita nell'arco di 12 mesi, una partita nel campionato tedesco, ne ha vinta una, quindi cose che raramente succedono e avvengono. Il tifoso di questi magari non gliene frega niente del fatto che la corrispondente nel campionato europeo di League of Legends è arrivata quarta invece in campionato. Sicuramente gli interessa, magari interessa più alla società, esatto, ma interessa però alla società anche per diversificare, per comunque attirare nuovi sponsor, perché si possono attirare nuovi sponsor, si possono fare nuove partnership con una sezione eSports, e innesca tutti dei processi anche di marketing, di visibilità maggiore in altri ambiti, in altri settori che al di fuori di quello del gaming, o meglio al di fuori di quello dello sport, altrimenti non potrebbero, a cui non potrebbero mai accedere. Quindi secondo me è positivo. L'importante, quello che io ho sempre detto, è che non bisogna mai esagerare, cioè è inutile fare come fa il Paris, come ha fatto il Paris Saint Germain, che è entrato su League of Legends, ha messo un botto di soldi, appena ha visto che la cosa non funzionava per loro, cioè non sono riusciti a qualificarsi subito al primo tentativo, hanno richiamato Baracca, Burattini e se ne sono andati. Adesso hanno un team in cui sono fatto, hanno un team sempre di League of Legends, però che gioca il campionato asiatico, del sud-est asiatico, dove ovviamente come brand il Paris Saint-Germain lì ha un impatto totalmente più elevato già di suo, e quindi lì c'è un'utenza molto più trasversale tra sport e esports, e quindi è più facile di acchiappare capre e cavoli in un certo senso. Ok, quindi è più facile metterla dal punto di vista di marketing e branding della società. Decisamente sì. In Europa da questo punto di vista è molto più complicato. Infatti le stesse squadre comunque tendono a mantenere separate le due realtà, a fare in modo che non cozzino fra di loro, che quasi a volte i vari account social, cioè c'è un account social club società e un account social della stessa società, però solo per l'ambito esports, perché comunque parlano a un pubblico e a un target, a due target anche differenti. Invece per quanto riguarda l'Asia, il sud-est asiatico in generale, ma in generale l'Asia appunto, questo pubblico è molto più eterogeneo, cioè abbiamo lo stesso pubblico che guarda lo sport e che guarda anche l'esports, e quindi è molto più semplice avere stessi identici anche canali di comunicazione, soprattutto a livello di marketing e di cultura del brand. Per chiudere il discorso sull'European Masters, dicevo, paradossalmente invece i Matchwo, pur partendo da vincitori del campionato italiano e quindi da, volendo in un certo senso, dalla seconda fascia, quindi da una fascia superiore, beccano un girone difficilissimo, anche se, cioè, ripeto, non esisteva un girone facile, ma questo è davvero difficile, perché hanno comunque i vincitori della
della Lega Spagnola, il secondo posto della Polonia e il terzo posto, il secondo posto della Germania, scusate, e il terzo posto della Polonia. Io la vedo molto né bianca né nera, molto grigia, mettiamola così. Forse molto più favoriti purtroppo i Makers, paradossalmente, rispetto ai Magic. Per una questione di matching, però, quindi più sì, per una questione sì, di fortuna, tra virgolette, che non nei sorteggi, esatto, perché a livello di roster entrambe hanno mostrato di essere più o meno allo stesso livello. A livello di roster nudo e crudo, i Magic forzano qualcosina in più, anche perché hanno vinto loro in finale proprio contro i Makers, però a livello di sorteggi non è nemmeno possibile parlare di sfortuna, perché infine, ripeto, c'è un girone più facile, era difficile trovarlo, forse si poteva trovare ancora più difficile addirittura. Diciamo che ci accontentiamo, bisogna vedere anche come i vari team si adatteranno alla patch in cui si gioca in questo momento e a come potranno andare avanti. Bene, allora staremo a vedere come andranno avanti i due team italiani. Si spera, e EU Masters. No, speriamo tutti che andranno avanti, anche e soprattutto per il bene il bene degli esport italiani, proprio per tutto quello che ci siamo detti, no? Forse è anche questo che ci manca e ci è mancato, ovvero la presenza di grandi team o grandi campioni, a parte le eccezioni che sappiamo, insomma, Raynor tra le ultime. Ci manca forse proprio il grande successo ancora per fomentare il pubblico italiano? Ma un successo più che altro dovrebbe essere più trasversale, perché comunque per quanto riguarda League of Legends, Jisuke in tal senso ha contribuito tantissimo, contribuisce anche oggi tantissimo a mantenere alta l'attenzione della community League of Legends nelle competizioni di LoL in tutto il mondo, per capire che cosa ha fatto Jisuke a prescindere dal team in cui possa giocare. Servirebbe qualche talento in più che spunta con più costanza, perché paesi come Polonia, Germania, Spagna, ma anche Svezia, Danimarca, riescono anche la Croazia, ormai praticamente la Slovenia, riescono sempre ogni anno a portare qualcuno di nuovo alla massima competizione europea che è l'LEC. Servirebbe un po' più di costanza. Negli altri titoli sicuramente qualcosa manca, però abbiamo tante eccellenze, non possiamo dimenticare che comunque negli esports, che sono ad esempio simulazione di sport, abbiamo davvero tante eccellenze italiane, e quelle aiuteranno tantissimo a portare a un altro livello gli esports, perché due anni fa la Formula 1 esports series è stata vinta da un italiano, Davide Tonzilla Tonizza, e la MotoGP Sports Series è stata vinta per 3 anni consecutivi da un italiano, 2 anni dallo stesso tra l'altro, e poi da Saveri, e lo stesso abbiamo avuto anche nel calcio, perché sia su FIFA che su PES abbiamo sempre avuto, abbiamo tuttora eccellenze. Su FIFA ultimamente i Makers con Principe, il suo compagno di squadra, si sono diplomati, possiamo dirlo tranquillamente diplomati, campioni del Evo, i FIFA World Cup Club, insomma, complicato, ma quello, la Coppa del Mondo per la club, chiamiamola in italiano, a livello europeo. Ettore Rito, che comunque insieme adesso ha lo Scandalo e ha il Distruttore, ma c'è anche Svenom, che partecipano tutti più o meno, chi partecipa anche sia alla Serie A, ma soprattutto partecipa alle Football Pro League di PES, quindi in tutti quei titoli che comunque serviranno e saranno per forza di cose, perché comunque in Italia gli sport tradizionali che vanno per la maggiore sono calcio e motori, posso dirlo chiaramente, abbiamo punti di eccellenza, senza dimenticare nemmeno il basket. Comunque la nazionale esports di basket ha vinto il campionato del mondo nell'ultima edizione l'anno scorso. Bene, allora Francesco, io direi che la nostra chiacchierata molto molto densa di contenuti
Può dirsi soddisfacente e conclusa, a meno che tu non abbia qualcosa da aggiungere. Io direi che devi aver detto tutto e non voglio tediare più di tanto, perché poi io ho il difetto di diventare logo rogue e iniziare a parlare e non finire più, quindi no, vabbè, questo... meglio non farmi ricominciare. Per fortuna, come dicevamo, non abbiamo un palinsesto così stringente, insomma non abbiamo pubblicità o altri programmi da mandare dopo, quindi volendo possiamo rifarlo quando vuoi e parliamo quanto vuoi. E io ricordo intanto a tutti gli amici che ci seguono su Twitch di mettere il follow, attivare le notifiche per non perdersi le nostre dirette, così con Instagram di Atleta League per non perdere le novità del torneo, informarsi anche sui tantissimi titoli che ci saranno e per assistere alle dirette che saranno qua, saranno con Revilvage tra gli altri ovviamente, che ci saluta. Un bacio a Deugemo prima di andarsene, perché l'amore è importante giustamente, e quindi grazie Francesco, grazie Deugemo, grazie a Emanuele che ci manda tanti baci e tanto amore. Grazie a Mattia dalla regia che tutto vede e tutto tocca. Vi lascio al trailer del secondo torneo, dove potete vedere tutti i titoli e il link della pagina per iscrivervi. Non mancate. Grazie a tutti. Ciao. Alla prossima. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale, seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!